Buona domenica e bentornati al consueto appuntamento con le novità a fumetti della settimana. Una settimana in cui è avvenuto qualcosa che sinceramente non mi aspettavo, è tornata alle Revulaion in fumetteria con la DC. Quindi sì, mi sono sbagliato. Evidentemente vedremo ancora al BDC da qui ad aprile. Alla fine, a livello puramente collezionistico, ci conviene, nel senso che, da quello che ho letto in un'intervista, gli albi DC Panini costeranno esattamente quanto quelli Marvel, per cui un 48 pagine DC vi costerà più di un 72 attuale. Gioitene e spero che tutti quelli che sono felici del passaggio ne siano consapevoli. Io, come ho già detto, sono combattuto, non lo so, vedremo. In ogni caso, non poche uscite. Superman 71. All'interno continua la casata di El, di Bendis e Ivan Reis. Continua l'amore a un campo di battaglia sulle pagine di Wonder Woman, di G. Willow Wilson e Xermanico, più la Supergirl di Mark Andreyko e Kevin Maguire. Ma Superman lo incontriamo anche su Superman numero 72. All'interno un episodio di Action Comics, la quinta parte di L'ascesa del Leviatano, che temo dovrò farmi cambiare perché manca un pezzo, come sempre Brian Bendis più Steve Epting, più due episodi di Wonder Woman, con la conclusione di L'amore è un campo di battaglia, testi di G. Willow Wilson, disegni di Xermanico, Jesus Merino e Tom Derenick. Flash numero 69, che all'interno contiene Il miglior trucco di sempre, parte 2, di Joshua Williamson e Scott Collins. Da Flash 68, il numero 50 di Green Arrow, Zero, scritto da Colin Kelly, Jackson Lansing e disegnato da Javier Fernandez, più una breve storia dei Teen Titans, scritta da Adam Glass e disegnata da Max Dunbar, Casa Dolce Casa. Esce anche il numero 70 di Flash, e vi faccio notare che entrambi i numeri di Flash dovevano uscire a novembre. Comunque, all'interno troviamo la conclusione del miglior trucco di sempre, sempre Joshua Williamson e Scott Collins, il sesto episodio di Shazam, Shazam e le sette terre magiche, scritto da Geoff Johns con i disegni di Marco Santucci, Dale Eaglesham e Scott Collins, più due storie brevi tratte da DC Nuclear Winter Special, Flash in Eterno e Firestorm in Ultimo Natale. Numero 71 di Batman, l'ultimo albo a presentare la variant, che poi è l'unica che esce, con l'inserto grandi autori. All'interno di questo troviamo Neil Gaiman e Brian Azzarello, mentre nella parte regolare del fumetto continua medievale, da Detective Comics 1003 e 1004, di Peter J. Tomasi e Brad Walker, più l'episodio 58 di Nightwing, Corrodere i corrotti, di Scott Lobdell, Zach Kaplan, con i disegni di Travis Moore. Lanterna Verde 8, in cui torna la serie di Grant Morrison e Liam Sharp, Tossici Spaziali, da Green Lantern 8, continua poi Justice League Odyssey con il numero 7, La Morte del Buio, di Dan Abnett con i disegni di Will Conrad, più il nono numero di Hawkman, Cataclisma, parte 2, Discesa, di Robert Venditti e Brian Hitch. E con questo salutiamo la DC. Vedremo un sacco di albi la settimana prossima? Chi può dirlo? Comunque passiamo alla Marvel, cominciando al solito con l'appuntamento con la saga di Jonathan Hickman, ovvero il numero 6 di House of X. Gran bel numero, disegni come sempre di Pepe Larraz, si chiude con questo numero House of X, ma c'è ancora il capitolo finale della saga su Powers of X, numero 6, settimana prossima. Come sempre, consigliato ad occhi chiusi. Amazing Spider-Man, numero 30. All'interno altri due episodi di Friendly Neighborhood Spider-Man, testi di Tom Taylor, disegni nel primo episodio di Juan Cabal, nel secondo di Pere Perez. I titoli degli episodi, L'amichevole Mary Jane di quartiere e Colpo di avvertimento. Numero 7, per i Guardiani della Galassia, comincia una nuova saga senza Fede. I testi sono del solito Donny Cates, mentre i disegni di Corey Smith. In realtà, dei Guardiani devo ancora leggermi praticamente tutti i numeri del primo ciclo. Mi fido al 100% di Donny Cates, quindi continuo a farli in ogni caso, anche se effettivamente dovrei leggerli. Lo farò quanto prima. Deadpool 30, con la conclusione di Agente Segreto Deadpool, con le parti 5 e 6. Un po' vorrei piantare qui la serie, ma nei prossimi due numeri ci sono gli spin-off di Absolute Carnage e quindi ho deciso di leggermeli. Dopo quello si vedrà, è probabile che comunque prenderò anche il primo numero del nuovo ciclo, forse, vedremo. In ogni caso, Christopher Hastings ai testi, Salva Espin ai disegni, un capitolo che si chiude per Deadpool che fra l'altro dal mese prossimo diventa mensile. Numero 4 di Savage Avengers. Me ne stanno parlando malissimo chi vi sta leggendo, in ogni caso voglio finire il primo ciclo per leggerla. La storia è di Jerry Duggan e capisco perché la gente me ne parla male. I disegni sono di Mike Diodato Jr., che una volta mi piaceva ma ultimamente molto molto meno. Una serie che potremmo definire boh. Passando a cose più particolari, Marvel's Epilogo, ovvero un albo speciale che fa da nuovo finale
a Marvels la celebre saga pittorica di Kurt Busiek e Alex Ross, che sono poi anche gli autori di questo albo. Un albo che costa 7,50€ per 40 pagine, di cui di fumetto sono 20, scarse 18. Ora, è un numero unico e l'ho comprato per quello, ma il prezzo è scandaloso, fa sembrare i volumi della Lion costosissimi, tipo Batman dannato, assolutamente convenienti. Questo costava 7,95€, ma è tutto fumetto, è più grosso e ha più pagine. Stiamo messi bene. In ogni caso, va detto che questo è un albo davvero super lusso. La copertina è super pesante, le pagine sono di ottima qualità, però comunque prezzo incomprensibile. Avremmo finito qui con il Marvel Universe, ma ho fatto un recupero perché mi sembrava di aver speso troppo poco questa settimana e mi sono comprato il secondo volume di Carnage, che contiene la sua serie regolare del 2016. Il primo l'ho comprato tanto tempo fa, nel 2016, quando è uscito. Mi manca il terzo, però volevo completarla perché mi sembra interessante. Per cui vediamo, penso che l'ultimo numero lo prenderò su Amazon, che è in offerta. In ogni caso, abbiamo abbandonato il Marvel Universe, ma abbiamo ancora un paio di testate Marvel Panini, ovvero Conan il Barbaro, numero 6. Ci avviciniamo alla conclusione del ciclo Vita e Morte di Conan, che sarà sul prossimo numero. Jason Aaron ai testi, Mahmoud Asrar ai disegni. Conan e Conan, grandi disegni, grandi testi, una testata sicuramente interessante. Numero 56 invece per Darth Vader. In teoria penso che questo sarà il mio ultimo numero. Non l'ho ancora tolto dalla casella in fumetteria, ma mi sa tanto che lo farò a breve. All'interno c'è la conclusione di Fortezza Vader con la parte 7, che chiude anche questa serie di Darth Vader. Nei prossimi numeri dovrebbero esserci degli speciali, una sorta di miniserie su Vader stesso. Di Dottor Aphra invece mi interessa un po' poco, per cui vedremo. E con questo è davvero finita per la Marvel. Prima di passare ad altri volumi americani, qualcosa di un po' inusuale, ovvero Bonelli, con il numero 401 di Dylan Dog. L'ho comprato questa mattina in edicola. Come avevo detto nella recensione del 400, sono interessato a leggere questo nuovo ciclo. I testi sono sempre di Recchioni, i disegni davvero davvero belli di Riccardo Roy. Non l'ho ancora letto ovviamente, non vedo l'ora, sicuramente è il caso di dargli una possibilità. Se non seguite Dylan Dog, ma vi interessa provarlo, mi sembra un'ottima occasione, sicuramente non è il Dylan Dog classico. E sempre Bonelli, ho recuperato, nel senso che era uscito un paio di settimane fa, ma si è esaurito subito, Daryl Zed, numero 1. È una serie particolare ambientata in un universo in cui Dylan Dog è pubblicato nei fumetti, è scritto da Tito Faraci ed è disegnato da Nicola Mari, con un tratto molto 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 particolare e una colorazione che ricorda un po' gli anni 70. Lo devo ancora leggere, sicuramente ve ne parlerò in un colazione a fumetti nelle prossime settimane. L'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso è il prezzo. È davvero un albo sottile 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 e costa 3,50€. Siamo dalle parti della Marvel come convenienza. Ok, rispetto al Bonelli de classico e a colori, però sono 32 pagine. Non so, vedremo. Ora passiamo a un paio di volumi, cominciando con Cosmo e Savage Dragon Vendetta. Il quinto volume della ristampa delle prime storie di Savage Dragon, testi e disegni di Eric Larsen. Questo è il penultimo numero che comprerò, perché le storie successive le ho già in volume e non mi sembra il caso di stare a comprarne altri. In ogni caso, se non avete mai letto Savage Dragon, io vi consiglio di farlo, è un grandissimo fumetto. Ovviamente questo è estremamente anni 90 rispetto ai volumi inediti che Cosmo sta pubblicando allo stesso tempo. In ogni caso, bello bello bello. Prima di passare ai manga, un altro volume di Magic Press non è affatto una novità, credo sia uscito circa 6 mesi fa, ed è October Faction, volume 1, Mostri di famiglia, scritto da Steve Niles e disegnato da Damian Worm. Perché l'ho acquistato? Perché è uscita su Netflix la serie TV, non l'ho ancora guardata, ero curioso, però mi piace fare il confronto, e quindi l'ho acquistato. Non conoscendo né la serie TV né il fumetto, non so se consigliarvelo o meno, prima lo leggo, poi vedremo. Ma passiamo ai manga, iniziando con J-Pop e con un fumetto che in realtà ho comprato settimana scorsa, ma non ve ne ho parlato nel video precedente per un doppio motivo. Mela meccanica di Osamu Tezuka. Il doppio motivo è che, uno, me l'ero dimenticato, due, è che la mia copia precedente aveva molte pagine stampate malissimo. Fra l'altro, in fumetteria mi hanno detto che era un problema un po' di tutta la tiratura, anche se ho ricomprato questo, che non mi sembra avere problemi. In ogni caso, è una raccolta di racconti, è Osamu Tezuka, e come sapete sto cercando di acquistarli tutti, anche se in realtà, purtroppo, alcuni della Ikari non li ho presi. Spero di recuperarli prima o poi. Sempre J-Pop, La regina di Egitto, un fumetto di cui so pochissimo, scritto e disegnato da Kei Inudo. In regalo con il primo numero trovate una riproduzione di una tavola originale del fumetto, che non so bene che senso abbia, però era una cosa figa. Ve la farò vedere in un colazione a fumetti, appena lo leggo. E no, non ne so nient'altro. C'è un altro fumetto J-Pop, ed è
Act Age. In realtà non l'ho comprato, è una preview omaggio, pare sia la storia di una ragazza che diventa attrice, storia di Tatsuya Mazuki e disegni di Shiro Usazaki. Ovviamente non ne so nulla, ho letto le prime pagine velocemente, non ho letto abbastanza per farmi un'idea. Disegni carini, niente di eccezionale, ma magari è un bel fumetto. Intanto mi leggo la preview, se poi mi stuzzica compro il fumetto, eventualmente ve ne parlerò in futuro, però lo trovate gratis in fumetteria, presumo. Passando a Panini, numero 29 per L'attacco dei giganti, di Hajime Isayama. Ve l'ho già detto più di una volta, senza più tutto il mistero sui giganti, il fumetto mi è un po' sceso. In ogni caso, resta un buon action, anche se i disegni sono un po' così così. Passando a Star Comics, numero 10 per Dragon Ball Super. Questa nuova saga non mi sembra affatto interessante, talmente poco interessante che non ho finito il numero 9. Ora vedrò di leggere il 9 e il 10 contemporaneamente. Se volete che vi parli di Dragon Ball Super manga, fatemelo sapere nei commenti. La storia, come sempre, di Akira Toriyama, i disegni di Toyotaro, che disegna praticamente come lui. Decisamente più interessante, l'emblema di Roto 2, numero 13. Credo di aver realizzato che quando le copertine non sono blu è perché avviene qualcosa di importante per il protagonista ritratto. Non vi dico altro, non voglio farvi spoiler se lo state leggendo. In ogni caso, un bel numero, non è il fumetto della vita, ma è comunque molto divertente e mi piace un sacco. Chiudiamo questo lungo video con il numero 4 di Io sono Shingo. Questo invece per me è stata una grandissima bella sorpresa, un fumetto strano e davvero particolare che vi consiglio di recuperare in qualche modo. Non ne ho ancora parlato su Colazione a Fumetti, se non sbaglio, ma vedrò di farlo anche se siamo arrivati al numero 4, perché ne vale davvero la pena. In effetti avrei una mezza idea di finirlo prima di recensirlo, però vediamo. Ha il problema di avere un formato non esattamente popolare, sono volumoni da 15€, vabbè. E con questo abbiamo concluso, io vi ringrazio di aver guardato il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando uscirà il prossimo, iscrivetevi al mio canale Telegram e seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.